che ricominciamo. Dai, che ne fanno un'altra. Buonasera, grazie di essere qui con noi per questa serata di premiazione del 36esimo Fanta Festival. La serata di premiazione, ci tengo a sottolinearlo, non la serata di conclusione, perché il Fanta Festival in realtà prosegue qui in questo scenario straordinario dell'Isola Tiberina fino a domenica, con una selezione di film della programmazione della manifestazione e in particolare la riproposta dei film vincitori. Voglio sottolineare il fatto che, siccome uno dei premi che erano previsti, quello per la migliore opera prima, non è stato assegnato, in quella serata renderemo un omaggio a un nostro amico, un importante cineasta del nostro genere, Corrado Farina, che purtroppo è morto pochi giorni fa. E presenteremo il suo film più importante, che si chiama Baba Yaga. È un film in pieno tema fantastico, è una cosa che ci fa molto piacere poter fare. Il festival, la parte competitiva del Fanta Festival, si è conclusa domenica al Cinema Savoy con un notevole successo. Il programma, devo dire, lasciatelo dire a me, non dovrei farlo, però mi fa piacere farlo, era straordinariamente interessante e siamo stati messi in crisi dalla quantità di opere che ci sono state sottoposte. Credo che di non esagerare dicendo che erano quasi 1000 filmati fra lungometraggi e cortometraggi da tutto il mondo, ed è stato un impegno notevolissimo anche solo selezionarli. Ne abbiamo presentati quasi un centinaio in programma. Le proiezioni sono sempre state piuttosto affollate, soprattutto tenendo conto del periodo quasi estivo, e comunque questa coda qui al fresco della sera sul Tevere ci fa piacere. È il primo tentativo che facciamo di collaborare con un'altra manifestazione dell'estate romana, ma penso che avrà un ottimo successo. Voglio dire l'ultima cosa, poi lascio la parola ai premiati. Voglio sottolineare che da quest'anno è iniziata la collaborazione con un interessantissimo festival argentino che si chiama Blood Windows, un festival estremamente interessante perché presenta, sintetizza in un'unica sede tutta la programmazione horror dell'America Latina, dal Messico all'Argentina, passando per cinematografie emergenti molto interessanti come quella cilena. Per esempio, i cileni producono moltissimi film di genere, e collaborando anche con alcuni festival molto importanti del Sud America. Tra l'altro, nel palmarès avremo anche una sorpresa in questo senso, ma lascio la parola a Luca e a Marcello, che vi presenteranno i vincitori. Allora, i vincitori sono... No, aspettate. Prima servono i ringraziamenti di rito, vado, sarò brevissimo. Ringraziamo quindi il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Cinema, Comune di Roma, Regione Lazio, Centro Sperimentale di Cinematografia, Cineteca Nazionale, la BCC Credito Cooperativo di Roma, e la Roma Lazio Film Commission, che ci ha aiutato anche a lanciare questo gemellaggio con Blood Window. E naturalmente ringraziamo l'Isola del Cinema che ci sta ospitando, che ospita questa cerimonia di premiazioni e ospiterà il Fanta Festival per un'altra settimana. Continuiamo ringraziando i nostri partner in genere cinema, Way to Blue, il Museo del Videogioco, il Vigamus, con Vigamus Academy e GamesVillage.it, il Festival Blood Windows, per lo spot ufficiale che avete visto prima, il regista Giovanni Bufalini con Scuola Romana di Fotografia e Cinema, Dauphin Factory e Reset VFX. Okay, sono stati bravi, sono stati rapidi.
un ringraziamento mi sembra doveroso anche allo staff del Fantapestia, quindi ringraziamo e vi chiedo anche un applauso a Orsola Trentan, Simona Paroli, il nostro ufficio stampa, Tino Franco, Jonathan Alonso di Villa Rovei, Daniele Esposito e i nostri proiezionisti. A questo punto, prima di andare avanti, abbiamo un altro piccolo promo da farvi vedere che anticipa una delle cose che succederanno qui all'Isola del Cinema. Quindi chiedo alla regia di mandare il secondo promo. Parla del ciclo di conferenze dedicato ai 50 anni di Star Trek, un altro nostro partner nel Blue Studios, nella persona di Tino Franco. Allora, ciao a tutti, buonasera. E niente, come l'anno scorso, noi continuiamo gli effetti collaterali del Fanta Festival, un'occasione per approfondire un po' di discorsi nell'ambito del fantastico. Quest'anno era ghiotta l'occasione che l'8 settembre 1966, io avevo un anno, tu non eri ancora nato, mi sa, andò in onda la prima puntata di Star Trek della prima stagione e ragionando un po' su questa occasione abbiamo pensato che è abbastanza un caso il fatto che per 50 anni prosegue questa grande avventura spaziale, per cui domani, dopodomani, esce l'ultimo film della saga Star Trek Beyond, e per cui ci sono stati qualcosa tipo 12 film e altrettante serie televisive, nel senso 4 serie televisive. Insomma, questa serie e questa cosa di Star Trek si è saputa rigenerare in 50 anni. Allora, l'occasione, come l'anno scorso, era un approfondimento su letteratura e cinema, televisione e fantascienza. Quest'anno, insomma, l'idea era capire come ha fatto questa idea di Star Trek a persistere per 50 anni, e per questo vengono chiamati dei professori universitari, delle persone che faranno un approfondimento serio, però anche un po' andando a cercare un po' di aneddoti, di cose, e lo faremo proprio qui allo schermo Renault che sta qui alle mie spalle, e cominceremo domani, martedì 20, mercoledì 20 fino a domenica 24. Quindi vi invitiamo tutti, l'ingresso è gratuito. E devo dire poi un'ultima cosa: io ringrazio tutti gli amici e i collaboratori nel Blue Studios, soprattutto Daniele Scardecca che ha realizzato il promo che avete visto alle mie spalle. Siamo andati a trovare William Shatner a Bellaria, a Los Angeles, e tutti questi incontri verranno moderati da Marcello Rossi, che è il più grande esperto italiano di Star Trek, quindi è vero. Un ultimo ringraziamento io lo farei ai ragazzi del Fantafestival, che adesso sono solo quelle due ragazze, e poi c'è anche lì, però sono stati tanti e ci hanno dato una mano, e l'idea è quella di riavvicinare i ragazzi, insomma,
a questo bellissimo tema che è il fantastico, la fantascienza, l'horror, con il quale io personalmente sono cresciuto. Grazie Tino. Allora, Tino vi ha parlato del ciclo di conferenze che si svolgerà per il cinquantenario di Star Trek. Avremo poi altre proiezioni al Cinelab domani sera, un evento particolare dedicato al fantastico prodotto da Mediaset. L'anno scorso abbiamo dedicato una rassegna al fantastico prodotto da Rai, per cui ci è sembrato una buona par condicio, e ci saranno 3 episodi della serie Il tredicesimo apostolo. Poi si prosegue col vincitore dell'anno scorso della migliore opera prima, Fantasticheria di un passeggiatore solitario, che è giovedì, e poi nel weekend, sabato e domenica, i vincitori, che so che state aspettando con grande ansia, quindi miglior lungo e miglior corto di quest'anno, sia italiani che stranieri, oltre all'omaggio a Farina di cui vi ha già parlato Alberto. Per cui mi sembra giunto il momento di porre fine all'attesa. E allora, mentre ci avviciniamo a conoscere i vincitori del Pipistrello d'Oro, io chiamo qui con noi la giuria, e quindi Marco Accordi Richards, direttore del Vigamus, e in sala abbiamo anche Maurizio Carrassi, regista e curatore delle attività cinematografiche delle Biblioteche di Roma. Terzo giurato, che ringraziamo ma non è qui stasera, è Antonello Sarno, giornalista cinematografico del programma Super Cinema per Canale 5. Ringraziamo anche i due giurati del premio Mario Bava riservato all'opera prima, Leopoldo Santovincenzo e Carlo Modesti Power, che quest'anno hanno deciso di non assegnare il premio perché in realtà c'era una sola opera in concorso, per cui non sembrava corretto assegnare il premio. Comunque il loro lavoro di giurati l'hanno fatto. A questo punto lascio la parola alla giuria. Miglior cortometraggio italiano, vince il Pipistrello d'Oro, Varicella di Fulvio Risuleo. Non so se i giurati vogliono dare una motivazione oltre a consegnare il premio. Segniamo allora. Allora, quello è il premio, Fulvio, se vuoi dire due parole. Grazie al Fanta Festival, come dicevamo quando abbiamo presentato il corto, è il quarto anno consecutivo, quindi 4 corti che siamo riusciti a presentare ogni anno, il secondo Pipistrello d'Oro in 4 anni. Quindi devo dire, questo festival mi vuole bene, e quindi non posso che volerne anche io, come spesso succede, si vuole bene di riflesso, ma il riflesso è uguale a quello che viene, che c'è dall'altra parte, salvo poi grandi cinematografie, filmografie, letterature dietro al mondo del riflesso, però insomma di fatto il riflesso è abbastanza equilibrato, e quindi mi sento di dire, ringraziare in maniera equilibrata e di mostrare, di riflettere l'affetto che mi viene, diciamo, donato, e quindi grazie mille per questo Pipistrello d'Oro. Allora, annunciamo anche il miglior corto straniero. Allora, miglior corto straniero, il premio va a First Like di Alexander Rodberg. Un applauso, ovviamente il regista non è in sala con noi, avremo cura di spedirgli il premio. Passiamo ai lungometraggi, forse il voto più atteso. Eccolo lì, miglior lungometraggio italiano. My Little Sister di Maurizio Roberto del Piccolo. Abbiamo in sala il regista Maurizio del Piccolo. Grazie a tutti i presenti, grazie al Fanta Festival. Sono molto emozionato, vinciamo credo la 32esima edizione con la nostra opera prima di Hounds.
secondo voi, secondo me, un vostro tentativo di eliminare uno dei due del piccolo dalla circolazione, così ne rimane solo uno e non c'è possibilità di equivoco. Niente, grazie. È stata molto bella, devo dire, anche la proiezione del film. C'erano una cinquantina di persone, un gruppo di ragazzi di Roma che hanno iniziato a sparare una cazzata dietro l'altra dall'inizio alla fine. Ci hanno fatto divertire tantissimo, è stato molto bello. Sono contento. Non so se c'è qualcuno dei presenti. Ok, grazie. Sì, David, se vuoi salire. Beh, io lo ringrazio sicuramente, David. Dai, fa una foto, dai. Grazie a tutti, questo è il mio settimo opera in 2 anni al festival, quindi ricevere un premio è un grande onore, grazie a tutti. Bene. Miglior film straniero, Testigo intimo di Santiago Fernandez Calvete. Chiamiamo a ritirare il premio per questo film Bernardo Vergeret, che è il direttore delle relazioni, responsabile delle relazioni con l'estero dell'INCA, che è il ministero che si occupa della promozione del cinema argentino. Ed è stato grazie a Bernardo che abbiamo fatto questo gemellaggio con The Blood Window e Testigo intimo, appunto uno dei film argentini che abbiamo presentato. Lascio adesso a lui la parola. Grazie, buonasera, siamo molto contenti e io porto questo premio per il regista del film, Fernandez Calvete, e tutti gli attori, i produttori, io sono sicuro che saranno molto contenti con questa notizia, questa novità che io li porto e chiamerò a Buenos Aires in 5 minuti per dirle a tutti che hanno vinto in tan importante festival come il Fanta Festival. Tante grazie a tutti. Ah, una cosa, perché voglio dire, si è completata la... appunto. No, una sola cosa che forse va segnalata, ecco, che mi sento di segnalare, che... a parte la quantità di film, e noi non li abbiamo visti tutti, ecco, ma la tendenza, almeno dei migliori, a me è parsa, e su questo voglio anche poi un attimo sentire Marco, che in qualche modo ciò che alimenta oggi l'insicurezza, l'ansia, l'angoscia, la paura, il terrore, quegli elementi che in qualche modo sono fondanti poi, no, delle narrazioni di questo genere, beh, in qualche modo si riferisce rispetto ad un tempo a una prossimità di minaccia che secondo me la dice lunga un po' sulla condizione psicologica o in ogni modo sociale, ma anche estetica, perché in qualche modo i film, appunto, che mi sono sembrati più interessanti, a questa prossimità hanno anche in qualche modo anche incluso i dispositivi tecnici, no? Che ormai sono una tale rappresentazione di noi, no? del nostro mondo, del mondo nel quale ci si muove. Ecco, a me sembra che questa sia forse la questione che verrà poi forse approfondita, ho sentito, ecco, anche con voci qualificate, ma la volevo sottolineare.
Aggiungo una parola rapidissima anch'io, è stato un grande piacere, un grande onore far parte della giuria di questo meraviglioso festival. Io quello che voglio dirvi, e nel farlo ringrazio il direttore Alberto Ravaglioli, è che in questi giorni, se mi è consentito, in cui abbiamo avuto a che fare nelle notizie con dei tremendi orrori di attentati e disastri, per un attimo pensare che c'è anche un orrore che invece è bello, che è parte della fantasia, della letteratura, della cinematografia e ci fa evadere e stare un po' meglio, beh, mi ha fatto molto piacere. Quindi per questo io chiederei un grande applauso al Fanta Festival. Grazie, e siamo giunti alla fine, anzi salutiamo Alberto. Allora, siamo stati abbastanza veloci, mi rendo conto che queste cose sono necessarie, ma il pubblico in realtà è venuto per vedere un film che noi abbiamo selezionato. E voglio ringraziare a questo proposito chi ci ha concesso questo film. Il film è l'ultimo prodotto di Joe Dante, che voi conoscete senz'altro, il grande regista di Gremlins, di Twilight Zone, una filmografia molto ricca. Il film ci è stato concesso da una nuova società di distribuzione che si chiama Barter, con la quale speriamo di collaborare anche in seguito. Il film uscirà nelle sale nel mese di settembre, noi per ora l'abbiamo in edizione originale con dei sottotitoli molto accurati che ve lo faranno apprezzare comunque. E buona visione, e Marcello conclude. Oh, aggiungo una cosa su Bar in the X che in qualche modo tristemente si trasforma anche in un omaggio, perché il protagonista è Anton Yelchin, che è il giovane attore morto in un incidente proprio il mese scorso, che è, diciamo, famoso anche per aver interpretato Chekhov negli ultimi film di Star Trek, per cui questo è anche il nostro modo per omaggiarlo. Adesso abbiamo detto davvero tutto, quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento ai prossimi giorni qui all'Isola del Cinema, e all'anno prossimo con la prossima edizione del Fantafestival. Grazie, a presto.